Cari amici di Udinese TV, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di FVG Motori, il nostro magazine che parla del motorsport in regione, dei piloti, dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Attività del tutto ripartita, specialmente tra le due ruote, perché nel precedente fine settimana si sono svolte le prime due prove del campionato italiano enduro e a breve tornerà l'attività anche in Friuli Venezia Giulia, perché tornerà il campionato regionale di motocross. Parleremo di questo, parleremo anche del mondo delle quattro ruote, dei rally. Si è corso il primo rally post Covid-19 in Italia, il rally del Casentino in Toscana. Si tornerà a correre in Slovenia nel fine settimana alle porte al rally di Velenje. Tanta carne al fuoco. Partiamo però dall'enduro, dalle due ruote, prime due tappe del campionato tricolore enduro con alcuni friulani al via. Vediamo com'è andata. Era la prima gara di enduro dopo uno stop di quasi un anno, considerata la pausa legata alla fine della stagione e alla pandemia di Covid-19. Nonostante il lungo stop, i piloti regionali sono partiti con il piede giusto nelle prime due prove del campionato italiano assoluti d'Italia, disputatesi nello scorso fine settimana a Carpineti, nell'Appennino reggiano. Il risultato più atteso era quello di Lorenzo Macorito. All'esordio con il motoclub Manzano e al rientro dopo più di un anno di assenza anche a causa di un infortunio, il Centauro classe 1999 di San Daniele è riuscito a conquistare tra gli junior il terzo posto nella prima tappa, migliorandosi poi di una posizione e arrivando quindi secondo nella prova successiva. Su Beta 2,5 due tempi, al debutto su questo esemplare, il talento udinese si è distinto in particolare nella giornata di domenica, quindi nel secondo round, chiudendo 17esimo assoluto e riuscendo anche a centrare due quarti tempi di prova speciale. Una bella iniezione di fiducia per lui, che aveva bisogno di ritrovare il feeling con la moto e anche con i tracciati. Positivo, anche se lui si aspettava di più, l'inizio di stagione di Maurizio Micheluzzi, pilota vianese classe 1983, su Squarna 2,5 due tempi, ha chiuso al secondo posto di classe B nella prima tappa e al terzo nella seconda. Il portacolori delle Fiamme Ore punta a migliorare i piazzamenti nelle prove successive di campionato. Alessandro Battigi, invece, triestino e campione europeo assoluto del 2018 in Forza Motoclub Trieste, si è dimostrato subito a suo agio con la Honda Red Moto del team Specia, chiudendo al terzo posto nella prima giornata e quarto nella seconda. Ricordiamo che ha gareggiato nella classe 4,5-4 tempi, tra le più competitive. Il veneto invece del motoclub Manzano, Riccardo Fabris, ex campione d'Italia cadetti, ha completato al terzo posto nella seconda giornata di gara nella classe Jauf in sella alla Fantic 125, mentre Vanni Cominotto, Centauro di Dignano e alfiere del team Specia, ha dovuto dare forfè sin da subito in sella alla sua Honda. Durante le prove del giovedì è stato punto da un calabrone e ha subito uno shock anafilattico, tanto da essere stato ricoverato per 48 ore all'ospedale locale. Per lui la tappa emiliana rappresentava un punto di passaggio verso l'esordio nel campionato Under 23 Senior, programmato per il 26 luglio a Castiglione Fiorentino. Si è ripartiti a livello tricolore, si sta per farlo, come abbiamo detto all'inizio della puntata, a livello regionale. Vediamo come e quando e con che specialità, quindi. Il mondo delle due ruote regionali ha fatto un altro passo in avanti dopo la pausa legata all'emergenza sanitaria. Dopo aver dato l'ok per riprendere gli allenamenti nuovamente consentiti dal 18 maggio scorso a tutti i tesserati della FMI negli impianti motociclistici regionali e dopo la ripresa dell'attività mototuristica, il comitato ha dato il via libera per quanto riguarda il campionato Friuli Venezia Giulia di motocross. Grazie in particolare al lavoro del coordinatore della specialità Cristian De Salvador, la serie MX ripartirà il 19 luglio al crossodromo di Gonars e sarà strutturata su tre prove. Detto la prima, la seconda sarà in calendario il 27 settembre a Cordenons, mentre l'ultima è in programma a Codroipo il 18 ottobre. A imbastire le gare saranno rispettivamente il motoclub Motovece Veloci di Grado, il motoclub Fanna e il motoclub Risorgive. Determinante nel portare a termine questa operazione anche la volontà dei motoclub, che hanno dato il loro appoggio affinché le competizioni possano essere realizzate rispettando anche i dettami del protocollo sanitario. Siamo molto soddisfatti, finalmente si riprende a gareggiare, il commento del vicepresidente del comitato regionale FMI Mario Volpe. Anche grazie ai motoclub, appunto, siamo riusciti a allestire nuovamente un campionato e dare così un'opportunità ai nostri tesserati, che hanno voglia di sistemarsi dietro un cancelletto di partenza dopo una pausa mai così lunga.
dopo il via libera legato agli allenamenti, si tratta di un altro segnale di uscita dalla crisi sanitaria che ha messo in ginocchio non solo il nostro mondo, ma quello dello sport in generale. Ripreso, oltre al motocross, l'attività mototuristica, ora il comitato lavoro per far ripartire anche le altre discipline, più complicate da organizzare rispettando i nuovi canoni sanitari, dall'enduro passando al mini enduro. Il comitato regionale del Friuli Venezia Giulia conta di dare presto risposte ai tanti motociclisti, pronte a tornare definitivamente in sella. Per maggiori informazioni, collegarsi al sito www.fmifriulivenezia-giulia.it. E andiamo a vedere la grafica con le tre prove in calendario, giusto per avere un promemoria per chi appunto seguirà il campionato regionale motocross e parteciperà. 19 luglio, Gonars, organizzazione Motoclub Moto Vecce Veloci di Grado, prima prova appunto del trofeo Friuli Venezia Giulia. 27 settembre, Cordenons, organizzazione Motoclub Fanna. 18 ottobre, a Codroipo, organizzazione Motoclub Risorgive. Prime tre prove, prime e uniche tre prove del campionato, a cui molto probabilmente prenderanno parte anche interpreti delle altre discipline per tenersi appunto in allenamento. Dal motocross al mototurismo, appunto, perché nel precedente fine settimana si è organizzato il motoclub, il raduno organizzato dal motoclub Morena, secondo raduno nazionale, circa 150 gli iscritti provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dal Piemonte, addirittura dalla Basilicata. Mentre vediamo intanto le immagini, e l'età dei partecipanti andava dai 14 agli 84 anni. E l'intera carovana ha movimentata piazza Primo Maggio a Udine. E ha quindi andato oltre le previsioni il bilancio del secondo motoraduno nazionale organizzato dal Motoclub Morena. Nonostante le restrizioni del protocollo sanitario dovute alla pandemia di Covid-19, è stata buona l'affluenza ed è stata premiata la volontà di imbastire a tutti i costi la manifestazione da parte del presidente del motoclub Sergio Ammirati, che sino all'ultimo ha pensato a portare a termine il suo progetto, mentre vediamo appunto le immagini di ciò che è stato il motoraduno. I motociclisti hanno potuto scoprire parte del Friuli Venezia Giulia grazie ai tour proposti nel weekend. Nella prima giornata sono partiti da Giardin Grande e hanno raggiunto Palmanova, Aquileia e Grado per un tracciato di 100 km. Il gruppo ha fatto poi ritorno in piazza Primo Maggio a Udine, mentre l'indomani è stata la volta di un motogiro in omaggio alla città di Udine che ha ospitato l'evento. Gli iscritti hanno compiuto una vera e propria parata per le vie del centro storico. L'iniziativa ha raccolto entusiasmi e consensi, oltre al giro turistico naturalmente. Qui vediamo i centauri a Palmanova. Giardin Grande è stato popolato da stand, espositive e bancarelle delle varie associazioni. Il Motoclub Morena è già a lavoro per la terza edizione della rassegna, già programmata per il 2021, naturalmente con la speranza di non dover più avere a che fare con le misure anticontagio. Di questo, di quanto è stato difficile organizzare la manifestazione, ne abbiamo parlato con Eleonora Rizzi, che era stata la segretaria, era in segreteria organizzativa dell'evento, e a margine abbiamo ascoltato un protagonista del motoclub, del motociclismo regionale, un mini pilota, che è Lorenzo Frasca, che ci ha parlato di ciò che sarà la sua stagione 2021. Eleonora Rizzi, della segreteria organizzativa del secondo motoraduno nazionale Città di Udine. Oltre 100 iscritti, un ottimo risultato visto il post-Covid-19. Un grandissimo risultato, anche perché abbiamo raggiunto i 100 iscritti proprio appena abbiamo aperto la segreteria stamattina. Entro le 10 avevamo già superato i 100 iscritti. Dopo questa pausa tecnica, veramente un successo quasi insperato. E tra l'altro si vocifera che domani potremo addirittura superare i 150 iscritti. Per il gran finale appunto del motoraduno, e com'è stato anche organizzare una manifestazione del genere, tenuto conto anche delle limitazioni legate al protocollo sanitario? È stato molto avvincente, ma è stato anche molto difficile, perché ci siamo resi conto che anche le istituzioni non erano pronte e forse non si aspettavano tutto questo entusiasmo da parte nostra, ma il presidente in primis, Sergio Ammirati, non ha mai mollato e siamo stati ripagati, perché come vedi siamo qua e domani festeggiamo il secondo motoraduno.
terza edizione per l'anno prossimo, ci state già pensando e sperando che sia anche molto meno complicata da imbastire? Certo, abbiamo anche già ipotecato la data, rimaniamo nella nostra data quasi storica, per quanto sia una terza edizione ormai è la data storica, e sarà il terzo weekend di giugno del 2021, sperando che queste limitazioni vadano via e che si possa tornare a organizzare liberamente le cose. Lorenzo Frasca, pronto per il campionato italiano Aprilia Sport Production? Sì, sì, sono molto carico. Durante tutta la quarantena mi sono allenato, sia in bici che in palestra, da quando si è potuto fare. E per questo campionato prospetto dei buoni posizionamenti, anche un buon primo posto non andrebbe male. La moto l'hai provata, che sensazioni hai? Sì, la moto l'ho provata due volte in due piste diverse, una a Varano a Parma e una a Pomposa. La ciclistica della moto è molto buona, è pesante, però mi sono allenato, quindi riesco a gestirla bene, e per il resto è tutto buono. Andiamo avanti, lasciamo la parentesi dedicata alle due ruote per aprire quella riservata alle quattro ruote. Nelle precedenti nostre puntate avevamo parlato della crisi che il mondo del motorsport regionale, il mondo delle auto ha avuto quest'anno, naturalmente a causa della pandemia di Covid-19, che ha portato all'annullamento di 5 delle 6 manifestazioni previste in calendario. Sta resistendo per ora soltanto la Cividale Castelmonte, già inserita nel nuovo programma di AC Sport, promossa campionato italiano velocità in montagna. Tuttavia ci sono ancora dei punti da sistemare affinché la manifestazione si possa svolgere, e ne abbiamo parlato con chi organizza da anni questa manifestazione, molto attesa in generale, ma ancor più quest'anno, perché potrebbe essere davvero l'unica opportunità per piloti per essere al via di una gara nei nostri confini. Sentiamo. Siamo collegati con Mauro Zamparutti, Cividale Castelmonte, unica gara al momento in calendario nel 2020 delle quattro ruote in Friuli Venezia Giulia. A che punto è la situazione, visto che siete stati, tra virgolette, promossi da parte dell'ACI nel campionato italiano velocità in montagna in seguito a una serie di defezioni? Sì, la situazione, per quel che riguarda i campionati, è quella che hai detto tu: siamo campionato italiano, cosa che era già successa in passato, e a seguito di tutte le defezioni, a seguito di tutte le riunioni avute in videoconferenza con ACI Sport, eccetera. E purtroppo le gare rimaste adesso dovrebbero essere in tutta Italia 8, e la Cividale Castelmonte è stata inserita nel campionato italiano. E la situazione è che in questo momento purtroppo ancora le manifestazioni si dovrebbero svolgere a porte chiuse, e questo ha provocato ad esempio la recentissima defezione della Trento Bondone, loro malgrado, nonostante tutti gli sforzi che avevano profuso per farla. La situazione è questa, insomma, ecco, sono rimaste 8 gare, e c'è il problema del divieto al pubblico. Quindi anche la disputa stessa della Cividale Castelmonte è legata anche all'apertura, alla possibilità che la manifestazione venga aperta al pubblico e che quindi venga svolta a porte aperte. Esatto, diciamo che questa è un po' la condizione sine qua non, perché a parte il discorso economico, che comunque non è da sottovalutare per niente, il problema ad esempio a Trento è che la responsabilità del controllo del pubblico, di conseguenza il divieto del pubblico sul percorso, è stata demandata all'organizzatore. E chi conosce un pochino Cividale sa benissimo che la Cividale Castelmonte è in collina sostanzialmente, per cui l'accessibilità è facilissima dai prati, sentieri, strade, eccetera, per cui sarebbe impossibile controllare il pubblico, anche perché ad esempio a metà percorso c'è un bar con un'area antistante libera,
e i bar hanno la loro regolamentazione, è un'area privata, per cui lì le persone ci andrebbero e noi non potremmo entrare nell'ambito privato. Per cui io spero che da qui a ottobre, adesso dovrebbero esserci nuovi di PCM a metà luglio, spero proprio che cambi qualcosa, perché il discorso di divieto pubblico probabilmente deriva dal proibire gli stadi, il pubblico negli stadi, ma una manifestazione che si svolge all'aperto non fa molta differenza, posso fare per analogia, non lo so, con le sagre che adesso stanno riaprendo, con anche, non so, il discorso di essere in spiaggia, cose di questo genere, perché il pubblico assembramenti non ci sono molto limitati. Io credo che l'obbligo assoluto, per esempio, della mascherina potrebbe assolvere a tutti i tipi di obblighi, insomma. Molti, quindi, ancora i punti da sistemare. Poniamo caso, come ultima domanda, che la Cividale Castelmonte si disputi, perché soprattutto aperta al pubblico, si prevede un'edizione da record, in quanto serve anche l'unica gara a cui i piloti regionali dell'anno possono partecipare e di conseguenza l'unica possibilità per correre nel proprio territorio. Questo sì, però c'è un però che appunto, essendo una delle poche gare che si disputerebbero quest'anno, e forse molti piloti potrebbero rimandare l'anno prossimo, perché i costi delle licenze eccetera per una gara sola potrebbero sembrare troppo alti, insomma, ecco, questo è l'unico neo che io vedo. E poi sì, c'è un discorso legato agli stranieri, ad esempio adesso stiamo vedendo che stiamo parlando di nuove limitazioni riferite all'est europeo eccetera, anche se noi dovremmo andare tranquilli con sloveni e austriaci, che è il nostro parco concorrenti maggiore per quel che riguarda gli stranieri, però c'è anche queste problematiche, insomma. Speriamo che si evolva in positivo la situazione generale, che la condizione perché si possa disputare una gara normale, tra virgolette. Assolutamente sì. Grazie all'intervento a Mauro Zamparutti, ci teniamo aggiornati naturalmente per delle novità che interessano al mondo del motorsport. Grazie a voi, saluti a tutti. Rientriamo in studio, avevamo detto a inizio puntata pure che si è corso, si è ripreso a correre in Italia, nei rally, quindi nel mondo delle quattro ruote, al rally del Casentino. Prima tappa dell'IRC e primo rally post-Covid, a cui nell'IRC avrebbe dovuto anche prendere parte il rally Piancavallo, ma ha dato l'appuntamento al 2021. Mentre guardiamo le immagini, diciamo che in gara c'è stato in particolare il navigatore di Tolmezzo Paolo Carnieluti, che vediamo appunto il passaggio con la sua Ford Fiesta WRC al fianco del comasco Paolo Porro, che naviga per la 22esima stagione. All'esordio, come tutti nel 2020, il copilota ha terminato al quinto posto assoluto e a 1 minuto e 15 dai vincitori, vale a dire Andrea Crugnola e Pietro Metto, su Citroen C3 R5 ufficiale. Carnieluti e Porro disputeranno per il secondo anno di fila la serie IRC, lasciata l'anno scorso dopo aver preso parte per quasi 20 anni al trofeo degli asfalto, poi denominato campionato italiano WRC. Si sono ritirate invece, parlando degli altri friulani in gara, le coppie formate da Luca Salmaso e Alessandro Zilli su Peugeot 106 e da Ivan Ferrarotti e Andrea Prizzon su Skoda Fabia R5, primi out nella settima PS, secondi nella sesta, mentre sono arrivati al traguardo hanno chiuso al quarto posto di classe N2 Stefano Fachin e Elisa De Cecco su Peugeot 106. Per loro una gara in remonta, essendo passati dal sesto al quarto posto di gruppo e dal 79esimo al 64esimo invece posto assoluto. A vincere, come detto, sono stati Crugnola e Ometto, che al debutto sul mezzo portato in gara in Italia nel 2019 dal pordenonese Luca Rossetti, vale a dire la Citroen C3 R5, hanno dominato dal primo all'ultimo metro della gara, vincendo 6 delle 7 PS in programma e lasciandosi alle spalle il vincitore dell'IRC del 2019, detto
vale a dire De Tommaso, con De Tommaso, e pure Andolfi, appoggiato da C-Sport nel mondiale del 2019, entrambi su Skoda Fabia R5, quindi davvero un ottimo esordio per il pilota lombardo che ha sostituito, come dicevamo, appunto Luca Rossetti. Proprio vediamo qui l'ultimo passaggio del rally del Casentino di Crugnola e Ometto. Andiamo avanti, perché dicevamo, si è ripartiti in Italia, si ripartirà in Slovenia, perché venerdì 10 e sabato 11 riparte il campionato nazionale, la prima delle 6 tappe programmata con il Rally Velenje al Via Friul Motor con la Hyundai i20 R5 ufficiale, portata in gara da Rock Turk e Blanca Katzin, come vediamo dal filmato. Campione in carica della serie assieme alla scuderia di Manzano, l'equipaggio già 3 volte vincitori su queste strade nel 2015, 2017 e nel 2018, va a caccia del poker per iniziare col piede giusto l'annata. Tanti i piloti navigatori Friuli Venezia Giulia al via della prova, tra le storiche Paolo Pasutti e Jean Campeis su Ford Sierra Cosworth, tra le moderne invece per Carnia Pistons Alberto Martinelli e Giulio Caligaro su Skoda Fabia R5, quindi Franco e Arianna Doriguzzi Breata su Renault Clio Williams e Alessandro Lusso e Alan Delfrari su Peugeot 208 R2, quindi Andrea De Luna e Dennis Pozzo su Opel Adam, Luigi Terpin e Luca Benossi su Renault Clio della Gorizia Corsa, infine Nicola Cescutti con Simone Crosilla su Skoda Fabia R5. Una nutrita quindi pattuglia da parte dei piloti navigatori friulani che giustamente hanno voglia di riprendere il loro percorso dopo lo stop legato all'emergenza sanitaria. Siamo in chiusura. Videoclip finale, clip finale dedicata alla Cividale Castelmonte, visto che ne abbiamo parlato durante la puntata, camera car di Marco Bertolutti su Peugeot 207 Super 2000 della precedente edizione. Questa puntata quindi abbiamo chiuso, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di FVG Motori, sempre su Dinese TV. Grazie per averci seguito, buona serata.